il tuo messaggio che hai voluto diffondere tra i nostri campofelicesi. Anche la tua, le tue idee hanno spazio nel nostro gruppo politico e qualsiasi giovane, qualsiasi professionista e qualsiasi persona di Campofelice ha il benvenuto nel nostro gruppo e sarà accolto a braccia aperte. Cari concittadini, il 6 giugno scorso il sindaco affigge un manifesto. Questo manifesto importante perché segna una svolta nella politica di Campofelice, afferma che c'è crisi, c'è una crisi congiunturale forte, che chiede scusa il sindaco per quest'anno passato in apatia, che ci sono delle gravissime situazioni a Campofelice, oltre a quelle che noi già sappiamo, perché sappiamo che c'è la Fiat, gli operai della Fiat sono in difficoltà, sappiamo che la Cefalù 20 è in situazioni molto critiche e a queste due si aggiunge purtroppo anche la situazione delle Madonie Golf Resort. Ma chiedo scusa, sindaco, ma la crisi congiunturale è nata dopo l'indomani che è stato eletto lei? O è dal 2009 che esiste? E poi un'altra cosa, quali sono queste situazioni critiche del paese, oltre a quelle che noi già sappiamo? Io mi aspettavo che nel comizio scorso, della settimana scorsa, lei ce lo diceva. Lei doveva essere trasparente con la sua gente. Non lo ha detto. Quali sono? Io voglio che lei viene in piazza e ci dice quali sono queste situazioni critiche, perché ad oggi io non l'ho capito. E poi un'altra cosa mi aspettavo io lo scorso comizio. Hai azzerato la giunta dopo un anno che sei stato eletto. Non hai neanche spiegato ai tuoi cittadini il perché. Perché un anno fa queste persone erano validissime e dopo un anno non servono più? Quali sono le ragioni? Vieni in piazza e lo vieni a dire. I cittadini vogliono le risposte da te. Tu sei il sindaco della gente, tu sei il sindaco di tutti i campofelicesi. E poi un'altra cosa. Infine lui nel manifesto ribadisce il fatto che sente l'esigenza di aprire una nuova fase politica e fa un'apertura ai professionisti, fa un'apertura alle associazioni, fa un'apertura a tutte le forze sane di questo paese che si vogliono unire a lui per cercare di risolvere questi fantomatici problemi. Apriti cielo. E chi disse? Da quel giorno non ho avuto più vita. 4 giorni e 4 notti, riunioni permanenti con i miei colleghi consiglieri di minoranza e con tutti i nostri sostenitori, perché il sindaco aveva fatto questa benedetta apertura. Signori miei, il sindaco fa l'apertura perché è da un anno che è legato ai suoi consiglieri di maggioranza, che litiga con loro e che automaticamente blocca l'attività dell'amministrazione. Ci sono dei problemi seri dentro quella maggioranza, ci sono dei problemi seri perché ognuno giustamente recrimina qualcosa per cui si è battuto durante la campagna elettorale e per cui ha ottenuto il consenso della gente. E' questo quello che ferma l'attività amministrativa di questo paese e che è da un anno che noi viviamo veramente in apatia con una macchina amministrativa bloccata ed è da 4 giorni e 4 notti a spiegare ai miei colleghi consiglieri e a tutti i sostenitori questo concetto. Io facevo anche l'opposizione nella mia opposizione, incredibile. Nonostante questo è stato firmato un documento di condivisione di
alcuni punti programmatici che abbiamo portato noi in campagna elettorale, quindi che abbiamo presentato con il nostro programma. Anche lì dico, se il sindaco deve condividere i nostri programmi, perché non si candidava con noi invece di candidarsi dall'altra parte? Che senso ha questa cosa? Sindaco, l'anno scorso hai avuto il suffragio dalla gente, 3.300 voti, hai presentato un programma dove hai preso degli impegni seri e concreti e che a oggi non hai mantenuto. La Torre Roccella, l'AFEM, ancora ricordo, l'Alberga 5 Stelle, pista di go-kart, Targa Florio, ma dove sono queste cose? L'AFEM è diventata una discarica, ci sono gli spacci delle potature. La Torre Roccella è da un anno, non sappiamo cosa ne dobbiamo fare. Nel frattempo paghiamo 120.000 euro di interessi l'anno però. Questi sono alcuni punti, poi altri ve li dirà anche Giuseppe Pedalino. Non gli voglio togliere questo piacere stasera. In più la minoranza che cosa fa? Esprime anche un assessore all'interno della giunta. Quindi questo, cari amici, non è un accordo programmatico, questo è un accordo politico vero e proprio. Qua c'è un accordo politico premeditato, lo posso dire. Questa è la verità. Io non ci sto, io non ci sto. L'ho scritto e l'ho detto e lo dico stasera. Il 29 e 30 maggio, caro sindaco, la tua gente ti ha dato fiducia, tu avevi il dovere di amministrare e di mantenere gli impegni con la cittadinanza. Non l'hai fatto, hai alterato la tua giunta, senza, ripeto, dare nessuna spiegazione. Anche gli ex assessori, scusatemi, se dopo un anno questi assessori vengono o revocati o presentano le dimissioni, anche loro, io dico, mi immedesimo in un assessore che dopo un anno vede il suo lavoro, diciamo, infruttuoso, ecco. Anche io da ex assessore, perché poi si crea nell'immaginario collettivo un qualcosa, perché se dopo un anno un assessore presenta le dimissioni o viene revocato, giustamente la collettività si chiede il perché e può anche pensare che non ha svolto bene il suo lavoro. Io da ex assessore, se ritengo che ho svolto con merito e con dedizione e con impegno il mio lavoro, mi sentirei anche nel, diciamo, in me stesso di spiegare alla gente cosa ho fatto e che cosa è successo all'interno di quella maggioranza. Cari amici, dopo quel documento è palese la scelta dei miei colleghi di minoranza, io però ribadisco la mia posizione. La mia posizione all'interno del Consiglio Comunale è all'opposizione, ma allo stesso tempo sarà propositiva. E spero che anche questa maggioranza e questa amministrazione portino delle proposte serie e concrete, che se io riterrò che andranno nell'interesse e per il bene del Paese, io le voterò perché non ho gli occhi chiusi. Non ho le orecchie tappate, io conosco la situazione di Campofelice e dei dintorni e sappiamo la situazione com'è, quindi non sarò mai per il no a tutti i costi. Se ci sono delle proposte serie e concrete, proponetele, portatele in consiglio e io sarò il primo a votarle, ma senza nessun condizionamento, libero di scegliere. Proprio per questo, e concludo, chiedo al signor Presidente, le chiedo a grande voce, io dopodomani mi sposo e mancherò circa 2 settimane, sarò all'estero con la mia nuova, con la mia fidanzata, quindi prossima moglie, e ritornerò il 22 di luglio. Io vorrei un attimo drammatizzare, un applauso glielo facciamo, sì. Grazie a te. E chiedo questo, signor Presidente, le faccio un appello.
Le chiedo come è possibile di convocare il Consiglio Comunale dopo questa data, dopo il mio ritorno, perché voglio portare in Consiglio Comunale le istanze della comunità, voglio portare in Consiglio Comunale i problemi della gente e le proprie esigenze, nell'interesse e per il bene del Paese. Grazie e viva Campo Felice! Cari amici, concittadini, non vi nego che questa sera provo una profonda emozione e un senso interiore di disagio. Ritornare su questa pubblica piazza a distanza di più di un anno, non vi nego che mi rende particolarmente emotivo e mi ricorda tanti di quegli incontri che insieme a voi qui abbiamo fatto per cercare, purtroppo a volte anche non riuscendo a trasferire a voi quello che era il nostro messaggio di valore.